Come si guida questa Giulia, Presidente? Com'è? Come si guida? Come si guida? In città malissimo, perché vuole fare molto di più di quello che sta facendo, però la portiamo sulla sua strada. Cioè, lo spingete? Ma in pista. Possiamo entrare? Apri. Aspetta, no, entra il maglioncino. Sì. Momento, maglioncino, no? Buonasera. Eccomi qua, aspetta un attimo che mi metto qua. Sono maglioncino. Buonasera. Buonasera. Buonasera Marchione. Senta. Buonasera. Buonasera. Allora, senta, lei ha presentato la nuova Giulia, no? L'ultima nata di Alfa Romeo. Come si guida? Città malissimo. Malissimo. Una macchina che vuole fare molto di più. Beh, è una macchina molto... Sì. Bisogna andare in autostrada, no? Preferisce più alto. Ma non la tiene. È molto... Una teppistella, no? Teppistella? La macchina. Odia i semafori, odia le code. Odia le code. Sì. Vabbè. Superato una motocicletta, no? Si è imbizzarrita, si è messa su due ruote. E dicevo, ti prego Giulia, sembra di essere Oler Tonio. No, vabbè, ma vuol dire che... Dicevo, ti prego Giulia, non fare così, dai. Sa dove dà il suo meglio? No, sulle piste d'atterraggio degli aerei, no? Sulle piste da terra. Guarda, ma sfonda la griglia, la protezione, no, dell'aeroporto, là dietro, supera il Boeing, si gira, gli fa una spruzzatina d'olio. Ma così fa gli scherzi. Vabbè, il Boeing 747 è una macchina molto... È simpatica. È un po' stronza, ma è simpatica. Ma non credo che abbia un'anima. Ma non la puoi guidare, no? No. È lei che ti guida. Troppo stronza, no? Ha la personalità di un Ballotelli misto a Fabrizio Corona. Personalità. Va in discoteca, solleva il cofano, fa vedere gli addominali tatuati. Ma non credo che non è guidabile. Ti fa passare dei brutti sabati sera, no? Perché? Sei lì che guardi l'orologio e dici, ma perché non è ancora rientrata la Giulia? Poi ti chiamano i carabinieri, dov'è, scusi? Guarda, l'abbiamo beccata fuori dalla discoteca ubriaca che faceva botte con una Porsche. Ma non credo. Tra l'altro le prende sempre dalla Porsche, no? Senta, però abbiamo visto che l'ha fatta provare anche al presidente Mattarella. Mattarella, sì. I'd like to reveal a secret. Sì, parli pure italiano, comunque ci vuole rivelare un segreto. Non lo so che immagine lei ha di Mattarella, no? Beh, il nostro presidente, quindi è... He's a very sad man. Triste. Very quiet man. Ecco, un uomo mite, non ti accorgi nemmeno di avercelo intorno. Addirittura? Io mi ci sono seduto sopra. Non credo. Spero di no. No. Mattarella. Ecco, com'è andata la... Mattarella ha visto a Giulia, no? E che... Si è messa a cantare come James Brown. Mattarella. Grappa, girina, grande macchina. Non fa dire Mattarella. Grappa, girina, grande macchina. No, ho capito. Ma senta, a vederlo. Sì, ho capito. Ma che cos'è che ha colpito di più Mattarella, della Giulia, dico? No, le bocchette d'aria. Ma scusi, ma le bocchette d'aria sono standard su tutte le macchine? No, finora... Le nostre auto erano solo adesivi messi lì a simulare. No, non è vero. Adesso sono veri. No. Prima l'aria da fuori entrava nel cofano, ma non entrava nella bilancia. Gonfiava il cofano. Ma come gonfiava? E gli dava un aspetto del maggiolone, no? Sì, diventava... Noi speravamo che la Panda si autosuggestionasse, no? Cioè? Sono un maggiolone, sono una macchina figa. Non credo. Senta, Presidente, lei ha appena siglato un accordo con la Google per realizzare la macchina senza pilota. Amazing deal, no? Esatto, sì, un affare incredibile. Google è un FCA, no? Esatto, una cosa molto... Il miglior motore di ricerca al mondo, no? Sì. Che si allea con chi costruisce il motore della Panda. Certo, sono due... Sì. Gli opposti che si attraggono. Ma no, non sono gli opposti, dai. Non è vero. Noi ci metteremo la carena, il motore, certo. Il volante, gli sportelli. Tutto. E Google? Google, la credibilità. No? No, Google lo scriviamo alla grande sulla fiancata. FCA lo scriviamo in piccolo, 8, carattere 8, dietro il buscone. Così la gente ci casca, no? It falls. Senta, comunque immagino sia stata complicata la trattativa tra due colossi così grossi. Niente affatto. La trattativa è durata 5 minuti. Ah sì? Quello che è stato lungo, che è durato anni. Cosa? È stato riuscire a fingersi uno dell'Audi. Quindi quelli di Google pensavano che voi foste dell'Audi.
Se no quelli di Manco ci rispondevano al telefono. Ma non è vero. Al primo incontro ci ho messo sette ore per farmi i capelli biondi. Ma no. Ah, addirittura. Sembravo Raffaella Carrà. Ho capito. Ho dovuto mettermi le lenti a contatto azzurre, vestito bavarese, no? Se no mi riconoscevano. Certo, proprio. Per fortuna, no, fingere da un decennio di capirne di macchine. Sì. Mi ha aiutato a fingermi tedesco. Vabbè, certo, capisco. Quello però, di Google mi guardava e diceva: ma lei sembra Marchione. Ma infatti. E dico: nine. Proprio, parlava anche. Cioè, cascato in pieno, no? Great performance. Certo, senta, però esattamente, no? Cosa l'ha spinta ad affrontare questa impresa? La passione per la sfida? It's a very good question. Vabbè, grazie, una buona domanda. Ma sì. Buttato questa impresa perché suona bene sui giornali, no? Sui Marchione presenta la macchina senza pilota. Wow, è bello, beh sì, è bello. Ma sente come suona bene, no? È bellissimo. Vengono i brividoni, no? Eh certo, brividoni. Ah, sì, avessi detto Marchione presenta la nuova tipo, no. Ma no, vabbè, sono due cose diverse. Hai capito? Senta, comunque è un progetto che si basa su una tecnologia molto avanzata, mi sembra. Incredibile, incredibile. Infatti, pensi che quando sono arrivato in Fiat la cosa più tecnologica che c'era era il boccione dell'acqua minerale in ufficio. Ecco appunto, però ci vuole illustrare un po' il progetto, no? Come... un grande progetto, no? Sì. L'auto senza guidatore è un nostro pallino. Ah sì? Ah. Noi siamo già in sperimentazione da anni, pensa alla Ferrari. Cosa c'entra, scusi? Abbiamo una macchina senza pilota. Ma no, come no? C'è Vettel, dai, su. Appunto, sembra un pilota Vettel. Ma sì, è bravissimo. È uno che mettiamo lì per risponso sul casco. Ma non no. Nessuno. No. Altrimenti ogni tanto vinceremo, cazzo, non le pare, no? Anche statisticamente, ogni tanto dovrebbe capitare, no? Vabbè, senta, ma nel concreto, ecco, come sarà la macchina senza pilota? Macchina fa tutto da sola. Sì, certo. It does everything alone, no? Fa tutto da sola. A te basta solo sederti nel posto del passeggero. Sì. Chiudere gli occhi. Sì. E pregare. Pregare tanto. Andrea Zalone, Sergio Marchionne.